amici, è essenziale che il dottore più presente è il testimone, ma è anche vero che la tavola vuole essere un'occasione per incontrarci, per conoscerci, per confrontarci, aprirci all'altro e quindi tornare a casa magari più di prima. Quindi auguriamoci di vivere sempre più spesso momenti conviviali, se ci pensate, e a tavola, che viviamo i momenti più belli della nostra vita, ad iniziare dal matrimonio, per continuare poi con il battesimo, la comunione, la chiesima. Quindi ben vengono questi momenti conviviali. Ho voluto fare un excursus nel modus vivendi dei nostri antenati, mi sono resa conto che oggi la nostra società è manchevole di due elementi, due pilastri importanti del vivere bene, del vivere civile. La famiglia di un tempo aveva capo tavola il padre familias, il catone, cioè la persona più anziana. La tavola era circondata dall'affetto dei suoi cari, allora le famiglie erano abbastanza numerose, si facevano dai 5-10 figli, tutti sposati, tutti con figli, vivevano tutti nella stessa casa. Quindi veramente mantenere alto rispetto era uno sforzo enorme e questo rispetto si estendeva, andava di fuori della cerchia familiare, comprendeva il vicinato, con il quale si condivideva praticamente tutto, anche se quel tutto di quel tempo era veramente poco. Ad esempio, uno dei momenti più alti di condivisione era la Pasqua. Durante questo periodo dei massai erano accendati ad entrare e uscire dal pollaio perché dovevano cercare di recuperare quante più uova possibile. Infatti si dice che le uova che si rompono a Pasqua non si rompono in nessun periodo dell'anno, proprio perché la massaia doveva preparare il tavolo pasquale, che doveva essere ben ricco, in quanto c'era l'abitudine di invitare il vicino il giorno di Pasqua a visitare la tavola e assaggiare un prodotto, quindi nessuno voleva sfidare. È anche vero che tutti avevano il forno, quindi chi già aveva il forno lo tagliava i formaggi, chi tagliava i salami, chi allungava la scoglia, quindi era un modo per le massaie, le donne, di incontrarsi, di conoscersi, di confrontarsi e magari portare a casa una ricetta nuova. Addirittura se magari si riusciva a strappare un segreto all'amica era molto bello. Oggi non è più possibile fare una ricetta senza narrarla, senza raccontarla. Pensate, questo quando viene fatto dà una importanza, un valore, una vetrina al cibo che permette poi che questo venga appunto conosciuto da più persone possibile, ma a tutti i livelli. Quando iniziare a raccontare che noi nasciamo da questo racconto, un racconto che chiaramente per quanto riguarda il cibo c'è sempre stato, pensiamo alla Bibbia o pensiamo a Parini o pensiamo, che ne so, anche a Gozzano con la signorina Felicita o addirittura a Peppino De Filippo o altri autori che hanno trattato sempre il cibo, ecco, la letteratura e il cibo, la poesia e il cibo. Una cosa che sicuramente dà molta, molta importanza a quest'opera, al di là della ricetta, è quello che quei frontespizi parte che parlano di quello che era questo territorio, il nostro territorio, un territorio che va riscoperto, un territorio che va valorizzato.